E dopo i risultati alle ultime elezioni europee, il Movimento 5 Stelle perde consensi a livello nazionale. L'avvocato Oreste Scurti non molto tempo fa ha detto addio al Movimento per sposare la causa d'Italia in comune. Sentiamo le sue dichiarazioni. Lei in tempi non sospetti ha fatto un passo indietro dal Movimento 5 Stelle, presagiva questo KO. Allora, io questo KO, per carità, lo avevo preannunciato, ma non l'ho preannunciato io, l'ha preannunciato la storia, basta studiare. Cioè, quando non si fanno le cose che si dicono, le cose che si promette, la cittadinanza, i cittadini, tutti ci insegna la storia, appunto, non ti ripagano per quello che non fai. 5 Stelle è partito da dei presupposti che sono stati violati costantemente nel tempo, non poteva non esserci questa debacle che si è verificata proprio qualche giorno fa con le elezioni europee. Che penso che andrà sempre a peggiorare con il resto, nel tempo sempre peggio, insomma. A governare erano in due, 5 Stelle e la Lega. Se le cose non sono andate bene per l'Italia, come molti sostengono, perché ad essere penalizzato è stata solo la Lega? Allora, il problema è proprio questo. Io penso che 5 Stelle nel suo programma elettorale, con cui si è proposta al popolo non aveva come alleato la Lega. Si è alleata con la Lega e ha sbagliato a farlo. Cioè, anche io ho partecipato alle elezioni regionali, che sono tutt'altra cosa, ma non era questo l'orientamento. La Lega era un partito di governo che era agli antipodi con il nostro modo di pensare. Proprio il fatto che ci siamo alleati con la Lega, questo ci ha penalizzato e ci ha fagocitati. Se questo continuerà, cioè la stortura, quello che sta accadendo, io mi riferisco alle elezioni che tra un poco ci saranno a Campobasso, dove abbiamo la Lega antagonista da un lato, quindi abbiamo un sindaco che si presenta con la Lega e noi che siamo dall'altra parte, noi dico 5 Stelle, ex, io parlo ancora in questa maniera perché c'è ancora una sorta di immedesimazione organica, nel senso che io sono rimasto 5 Stelle nell'animo, sono loro che sono cambiati. Però questa dicotomia della Lega che è antagonista a Campobasso e che è alleata a Roma ci fa chiedere qualcosa ai cittadini che andranno a votare a Campobasso, per chi voteranno? Voteranno per la Lega? Voteranno per Salvini? O voteranno per Di Maio? Perché ho già detto siamo alleati da una parte e dall'altra parte siamo agli antipodi. È una domanda, è un bel punto interrogativo che ci siamo posti noi, se lo sono posti anche gli elettori. Forse per questo, esclusivamente o in gran parte, per questo ci hanno sfiduciato, hanno sfiduciato il Movimento 5 Stelle, o meglio quella ideologia che non è più un Movimento 5 Stelle, quello che è rimasto del movimento.